Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Io credo che sarà decisivo un attaccante, Lukaku. Con il suo fisico eccezionale può fungere da terminale offensivo, però per la sua struttura fisica, Fabio, possiede anche una buona velocità e una tecnica assolutamente da non sottovalutare. Spesso attacca la zona fra il difensore centrale e il terzino per crearsi lo spazio per andare al tiro. Sì, sì, di sicuro la difesa avversaria lo teme e cercherà in tutti i modi di complicargli la vita. Sfida, minuto per minuto. L'incontro di oggi ha tutte le carte in regola per rivelarsi spettacolare. Peccato solo che il tempo sembri volerci mettere i bastoni tra le ruote. Secondo le previsioni a nostra disposizione esiste solo un 50% di possibilità di pioggia. Ma a essere sincero, e guardandomi intorno, mi sa che chi si è portato l'ombrello ha fatto bene. Lukaku! Gonfia la rete! Una bella conclusione, non c'è che dire. Ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. C'è il lungo pallone in avanti. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Filtra la palla in profondità. Ashley Young. Palla filtrante per Vidal. Etemai. Kamil Glick. C'è il lancio lungo. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Può segnare da lì. Occasione da rete. E insaccano. Due gol in pochi minuti. Grandissimo approccio alla gara. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa. L'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. L'Inter può gestire un comodo vantaggio di due reti. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Barella. Lautaro Martinez! Che grande parata! Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Lancia il pallone in avanti. Il Benevento sta tenendo alte entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. La Padula! Hakimi. Caprari. A sinistra con il passaggio. Palla verso il centro dell'area. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Tiro di Dabo! Super un'altra volta! Una parata davvero fantastica. Che riflessi! Prova di testa! Una buona iniziativa, ma non è bastato. Lautaro Martinez mette il turbo. Vidal. Ashley Young. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cercano l'azione veloce. Prova con la palla filtrante. Si libera la grande. Decide di sfruttare la fascia. Pallone lungo in verticale. Occasione per il contropiede. Vidal.
La gioca sulla destra. Palla filtrata per Lukaku. Lukaku! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Brozovic. Young. Lukaku. Non può sbagliare. Palla allontanata senza troppi complimenti. Scodella in avanti. Bell'anticipo, pericolo sventato. Brozovic. Maggio. Palla alla Padula. Ionita. L'appoggia sulla fascia. Barba. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Etemai. Kamil Glick. L'Inter ha segnato di più ed è quasi tempo di andare a rinfrescarsi un po'. Maggio. Grande intervento, vale come un gol. Vidal. Qui può partire il contropiede. Decidono di giocarla all'indietro. Dabo. È davvero una bella serie di passaggi questa. Maggio riceve in posizione interessante. Ionita! Gol! Non sbaglia! Hanno trovato un gol pesantissimo e a pochi istanti dalla fine del primo tempo. Gol inevitabile dopo uno scivolone difensivo di quelle proporzioni. Hanno mostrato grande caparbietà sull'indecisione della difesa, che a questi livelli si paga sempre a caro prezzo. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Barella. Skriniar. Lungo passaggio in avanti. Barella. Primo tempo davvero interessante. Tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Le occasioni. Una partita quantomeno imprevedibile. 2-1 il punteggio. È stata una partita molto intensa con già 3 gol e ovviamente tutto è ancora possibile. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Cerca lo scaprare! Salva Andanovic! Si esprime in un buon intervento. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Occhio alla salva Andanovic. Che parata! Certo, non un intervento di routine. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Lukaku. Vediamo se colpisce. Il portiere si oppone. Gli nega la gioia del gol, che parata! Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. E sulla palla i compagni aspettano il traversone. E va a colpire di testa! Occasione fallita, è stato sfortunato qui.
Dabo. Etemai. Caprari. Lotta, ma perde l'equilibrio. C'è la palla lunga, in avanti. Opportunità di ripartire. La mette sulla sinistra. Attento! Non la perdere! Allontana il pallone. No, no. Brozovic! Dai, dai, dai! Tira! Attento! Non Brozovic fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Provano a partire in velocità. Brozovic. Young. Brozovic. Barella. Lukaku. Allontana il pericolo. Vidal. Barella. Brozovic. Palla a Lukaku. Vede la... Lautaro. Bella parata. Etemai alza la testa alla ricerca di un compagno in avanti. Scodella in avanti. Difensori incollati a uomo, la manovra offensiva fatica a respirare. È normale che ci sia più attenzione là dietro. Qui giocano dei veri opportunisti, capaci di far male con una sola palla buona. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Caprari, Maggio, possibilità di... Ecco il tiro, salva Handanovic. È stato splendido l'intervento del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Proprio così. È in ottima posizione. Pronto al tiro. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Vidal prova a giocarla in profondità. Ionita oggi è andato a segno. Lungo passaggio in avanti. Si ferma qui la manovra. Attento dietro. Provano a ripartire da dietro. Vidal. Brozovic. Vidal. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Iago Falche cerca un compagno libero. Ionita. Attenzione, grande chance. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Alla peggio nello scontro di forza. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Attenzione. Aveva un sacco di opzioni in area di rigore. Ha crossato proprio male in questa situazione. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Hakimi. Palla filtrata per Lukaku.
Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Etemay, autore di un assist oggi. Iago Falche. Non c'era spazio. Dabò, il suo pallone è morbido. Etemay. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Prova a tirare! Tiro davvero da dimenticare. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Barella. Gioca una palla lunga. Perisic. Vidal. E l'arbitro chiude qui la partita. Una grande battaglia, molti gol, un margine minimo ma decisivo. Che partita è stata oggi secondo te, Luca? È vero che affrontavano un avversario modesto, ma si vince sempre giocando contro chi si ha di fronte. E loro hanno interpretato...